passiamo in questa carrellata di amici, c'è un amico molto importante per me, col quale ho cominciato a fare le prime iniziative. Anzi, vi svelo un segreto: la sua prima iniziativa lui l'ha fatta qui a Bologna con me, e oggi purtroppo non può essere presente. Non può essere presente perché è successo un fatto grave che magari qualcuno di voi ha sentito. Ci sono state quasi 50 salme di bambini nella sua città, ed è il motivo per il quale lui è rimasto bloccato lì a Reggio Calabria. È il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ci ha voluto mandare un video per essere qui con noi. Oggi assistiamo purtroppo al tentativo di ricostruirli questi muri, il tentativo di ricostruirle queste barriere, e naturalmente chi come noi svolge il ruolo di sindaco, svolge il ruolo di amministratore, non può rimanere indifferente di fronte a tutto questo. Montesquieu diceva: sono francese per combinazione, sono uomo per necessità. Ecco, questa tematica molto, molto importante per tutta l'Europa, noi la dobbiamo affrontare, ritengo, rimanendo umani. E questo è il compito che ogni amministratore dovrebbe avere: essere proiettato non soltanto in una dimensione locale, ma essere proiettato in una dimensione nazionale, e quindi riuscire a fare rete con gli altri amministratori, con gli altri sindaci, con i consiglieri comunali, con gli assessori, ma avere una proiezione europea. Alla luce anche di quello che sarà il nostro paese all'indomani della riforma costituzionale, una riforma che riporta alla centralità, riporta al ruolo centrale il campanile, riporta un ruolo centrale, a un ruolo centrale i comuni, e quindi assegna ai sindaci, assegna alle amministrazioni, anche alla luce dell'introduzione delle città metropolitane, un ruolo sempre più centrale, sempre più strategico nella pianificazione, nello sviluppo e nella rinascita del nostro paese. In questo contesto le città metropolitane, le 10 città metropolitane, che sono quelle che dovranno rappresentare il motore della rinascita del nostro paese, sono quelle che tra loro devono fare rete. Bisogna ragionare non più singolarmente, ma bisogna ragionare come sistema di città metropolitane. Reggio Calabria è una città metropolitana, Bologna è una città metropolitana, le amministrazioni sono fatte di persone, e ognuno di noi deve avere come obiettivo quello di tendere al bene della collettività. Capacità e onestà, ma soprattutto riuscire a essere visionari. Oggi un sindaco, un amministratore comunale deve essere visionario, da un lato per uscire da quelle che sono le difficoltà della quotidianità, dall'altro deve avere la capacità di vedere prima degli altri, prima dei suoi amministrati, prima dei suoi concittadini, qual è l'orizzonte a cui la città deve tendere, qual è l'orizzonte a cui la città deve guardare. Nessuno si ricorderà di un amministratore che al termine dei suoi 5 anni avrà riparato qualche buca o sostituito qualche lampadina in strada. Ognuno si ricorderà di ciò, dell'impronta che ha lasciato
un'amministrazione se quell'amministrazione è stata capace di pianificare e programmare. Ritengo che Marco Lombardo, che è un amico che conosco dai tempi del liceo, che è un calabrese doc e quindi ha nel suo DNA le caratteristiche dell'ostinazione e della caparbietà, sia la persona ideale per contribuire al percorso di rinascita, al percorso di sviluppo che la città di Bologna insieme al sindaco Virginio Merola già da 5 anni sta portando avanti. Quindi il mio personale in bocca al lupo da amico di Marco Lombardo prima, da sindaco della città di Reggio Calabria, nella convinzione che questo appuntamento nostro di oggi sia soltanto rimandato e che poi ci rivedremo a giugno in altre vesti, in quelle consuete, in quelle più adatte a noi, che sono quelle di amici e di persone che condividono un percorso politico comune, in quelle nuove di amministratori che provano ogni giorno e quotidianamente a lavorare per il bene dei territori e dei cittadini che gli hanno dato fiducia. In bocca al lupo Marco, in bocca al lupo alla città di Bologna. Grazie Giuseppe, anche perché ci dava dei messaggi che secondo me sono importanti, quello di fare rete tra le città metropolitane. Io lo dico sempre, ho cominciato questa campagna elettorale a Pianoro. Giovanni, se ci sei non spoilerare, perché questa cosa l'ha sentita così tante di quelle volte che ormai gli parte il discorso. Ma perché l'ho fatta a Pianoro? Quando mi dicevano, ma mica ti possono votare Marco a Pianoro? O quando siamo andati a Casalecchio, quando siamo andati a Castelmaggiore, quando siamo andati in altri comuni della provincia. Perché? Perché credo che sia questa la vera differenza rispetto a questa elezione e quella di 5 anni fa. Questa volta stiamo eleggendo non solo il sindaco di Bologna, ma il sindaco della città metropolitana, il che significa che il 70% delle persone non potranno votare quello che sarà il loro sindaco. Allora in qualche modo in campagna elettorale dovevamo cercare di coinvolgere i cittadini dell'area metropolitana. Ed era un po' quello che ci diceva anche Filippo, non basta un tratto di norma per disegnare un nuovo modello istituzionale, ci vuole anche un percorso di costruzione delle reti dal basso. E io credo che le città metropolitane, tutte le 10 città metropolitane, Roma Capitale, debbano imparare a concepire le politiche urbane come politiche che diventino protagoniste del futuro di questo paese, perché molto del futuro di questo paese passa dalle realtà urbane. E prima vi dicevo che una delle prime iniziative Giuseppe l'ha fatta qui a Bologna e l'ha fatta con